Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati su Satisfactory. Allora, come si può vedere, ho fatto un altro po' di spaghetti in giro. Sono andato decisamente oltre. Ho già fatto questo, sono andato un po' avanti perché queste prime parti sono noiose. Esattamente come dover fare questi, ma questi ci penserò poi dopo. Ma adesso è il momento di finalmente lasciarsi alle spalle. Milestone reached. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power. Che farò con energia elettrica. Quindi ta-tan. Perfetto. Allora, generatore a carbone. Posso fare uno. E però devo fare anche qui. Piastre di rame e di trovare dov'è il carbone. Ho una vaga idea di dove dovrebbe essere. No, ce n'è più vicino. Ce n'è in quella direzione. Ok. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Sì, ho bisogno di altro rame per fare le i fogli di rame necessari per fare i tubi e dopodiché posso dedicarmi a costruire e dire che noi a sto punto ci rivediamo tra poco. Allora, ho trovato i 22 normali, quindi 60 per unità di carbone per volta, quindi sono... Oh, cavolo, mi manca... Allora, stavo dicendo, mi ero dimenticato il cavo elettrico. E anche un'altra cosa, là non c'è acqua. Quindi la devo portare da qui. Però così... E... dovrebbe essere più che abbastanza acqua. Vedi, esigenze energetiche. Oddio, sì. Devo caricarne ancora questi. Allora, perché poi devo far partire i generatori. Allora, uh...
cavolo, meno male che mi sono accorto che stavano tutti maluccio. Adesso dovrei avere abbastanza energia per far partire anche i genitori quanto come si deve. Ecco qua. Ok, allora. Ok, allora dicevo, ne volevo 4 di questi qui. E perché non me lo fai dove devi? Sì, c'è un sacco di roba da sistemare. Vabbè, poco importante. Allora, per prima cosa ho bisogno di... sono tutti miracolosamente giusti. Adesso facciamo così. C'è il... quello per i tubi. Vabbè, pazienza, me lo faccio da me. Quello che hanno aggiunto che sì. Che si incastra tutto da solo. Cioè che che li puoi far snappare tra di loro. Allora, te ti attacco.
visto che voglio assolutamente che, non importa cosa succeda, i generatori ricevano l'energia che gli serve, li attacco direttamente al pilone a cui sono attaccati anche gli estrattori, così qualsiasi cosa succeda mi basta staccare qua e tutta la zona, questa zona elettrica è a parte. Sta salendo il consumo, ma non sta ancora dando l'energia, anche se so per certo di avere abbastanza acqua. Torniamo a vedere com'è la cosa. Dovrei esserci quasi. E questo mi dovrebbe permettere di fare tanta roba. Aha! Sì. Sì, ci sta mettendo un po', ma sta iniziando ad andare. Questo mano a mano che si... che questo si riempie per primo, inizierà a caricarsi e così via. Scorrendo e mi è venuta una idea. Dentro il doppio del carbone, non c'è più, che gli serve. Questo dovrebbe un pelo aiutare a fare tutto. Iniziamo a farli caricare come si deve. Oh sì, fantastico. Ah, sta arrivando tutto il resto del carbone. Oh, che bello, adesso sì che si può iniziare a giocare come si deve. Sei pieno. No, ma adesso ti sta arrivando una tonnellata di carbone, molto più qui. Lo stesso per te. E quanta acqua? 50? 50? Ah, 45. 180, sì, due, un po' di meno ci andava. Ottimo! E adesso che ho un... Oddio, Di mi dice che ho tipo fa una vacconata di energia, ma devo togliere i generatori a biomassa. E adesso lo facciamo e vediamo un attimo com'è la situazione. Perché io devo e voglio e pretendo assolutamente di quella biomassa tenerla da parte, perché potrebbe servire. Anzi, servirà di sicuro per altre cose. Io. Adesso la quantità di energia disponibile è scesa a 300 megawatt,
che la produzione effettiva, perché qua c'era tutto l'extra, la capacità extra data dai generatori a... Adesso la capacità e la produzione sono lo stesso, ma 300 megawatt a cui non devo pensare è già decisamente meglio di qualsiasi altra cosa che io stessi facendo. Quindi adesso l'ultima cosa che voglio fare adesso in questo episodio è andare a organizzarmi con il trasmutatore awesome. Riesco a fare, perché voglio assolutamente riuscire a ci sono robe, voglio un po' di punti per e un po' di biglietti, perché ho cose da comprare. E la roba strana, quindi 1 2 0, quindi mamma, dovrò aumentare la produzione di viti di nuovo e un attimo ti metto qua, quindi stai e sta dicendo che mi serve almeno un miner, un po' di costruttori e ho una tonnellata di cavi elettrici, quindi andiamo a esplorare di a parte che posso fare una sola attività, ma 60, ok, va bene. Ok, perfetto. Quella è roba a cui penserò con calma. Allora, perché quelli non voglio giocarci adesso. Io ho 60 di cristallo. Vediamo un attimo la ricetta. Questo vuole 37.5 quarzo. Bruttissimo numero. Questo qui vuole 22.5. Oh, la somma fa 60. Sì. Ah. Direi. Direi assolutamente fantastico. Unificatore. E Mark 2 per trasportare tutto. Adesso ho solo bisogno di fare tornare a casa, attaccare la roba e almeno so dove devo andare, attaccare tutta la pappardella, un altro awesome sink a casa, così da poter prendere i biglietti e sì, penso di
reputare soddisfatto. Però non voglio attaccarlo là, perché questo voglio che sia una cosa completamente chiusa a sé stante. Quindi vediamo un po' cosa si riesce a fare. Bene, eccoci qua a rifare questa clip perché mi si è cancellata. Allora, ci eravamo lasciati che avevo fatto partire le miniere di quarzo, avevo iniziato a digerire materiali e mi stanno dando un bel po' di punti, il che non è affatto male. E questi punti ho già iniziato a utilizzarli per sbloccare un sacco di belle robe che cambieranno la vita e francamente non vedo l'ora. E ho anche sbloccato le fondamenta di calcestruzzo, quindi non devo più utilizzare il metallo per farle, il che è fantastico. Come vedete, ho già iniziato a costruire la base per la futura fabbrica. Qua devo cancellare tutto. Ah, anche le pareti in calcestruzzo. Quanta bella roba che posso sbloccare. È tutto meraviglioso. E sì, ho adesso i generatori al carbone che funzionano a pieno regime, il che è meraviglioso. Ho la produzione di biomassa che sta andando a pieno regime, il che anche quello è meraviglioso, così me lo posso tenere da parte. Un sacco di materiali si stanno accumulando. E l'unica cosa che devo fare è finire con la piattaforma e riorganizzare la base in maniera da poter poi dare il via a tutto questo, il trasporto veicolare e soprattutto alla produzione d'acciaio. Questo sarà abbastanza carino, ma questi soprattutto saranno fondamentali. E già che ho visto che ce n'è uno lì sopra, prima del prossimo episodio mi dedico anche a prendere qualche ricetta extra. Quindi direi che per ora noi ci possiamo salutare, ci vediamo nel prossimo episodio, dove spero di aver già organizzato, oppure di organizzare in diretta la nuova fabbrica, ma prima devo prendere un po' di ricette alternative, così da trovarne possibilmente di meglio. Spero davvero di trovare Casted Screws, che è la ricetta migliore del gioco secondo me. E sì, così direi che può andare e noi possiamo risentirci nel prossimo episodio. Ciao a tutti!